Buongiorno. No, veramente sarebbe, dovrebbe essere illegale farsi vedere così a quest'ora. Sono comunque giusto per dimostrarvelo cosa sono. Cioè, non riesco manco a leggere le 6:07 e siamo qua. Sì, per forza. La morning routine scolastica parte continua alle 6 del mattino e con me praticamente cotte. Per prepararci e andare praticamente verso la stazione. Contate che alle 6:30 dobbiamo partire. Diciamo, possiamo dire che hai un breve vita da pendolare mentre Pippo dorme sopra. Perché faremo un po' lui alle 7. Vabbè, adesso io porterò te praticamente, inizio a chiamarlo, farlo scendere e dopodiché mi occuperò di lui. Niente, mamma, quindi adesso Tina procede con... Però abbiamo il pigiama di Stitch che mi tira su. Ecco, il pigiamino di Stitch fa un freddo tra l'altro, ragazzi, siamo con i pantaloncini, ma in realtà... Ci vogliono i maglioncini, mamma. Niente, penso che durerà nemmeno una settimana e avremo il pigiama lungo. Ma adesso niente, mi vado a vestire. Sì, allora poi vestiti. Di solito mangio qualcosa al volo all'ultimo minuto. Ecco, mangiamo qualcosina al volo insieme, un caffè nero bollente e io... Infatti, e poi partiamo per la stazione. Buongiorno Milu, ciao amore, ciao, buongiorno, buon lunedì, ecco qua Milu tranquilla, già vi aspetta, dai su ti apro, vieni, bravissima, e adesso ci, niente, facciamo un caffettino perché ragazzi non so nemmeno come mi chiamo, ecco, perfetto, caffettino, aspettiamo Tina che si prepari. E poi iniziamo a chiamare Pippo. Ho un bel caffè pronto e adesso ce lo beviamo con calma e poi andiamo a prepararci. Amore, mentre aspetto Tina, guardate un po', c'è lei, comoda comoda. Ragazzi, comunque fa veramente freddo. Non so lì da voi, ma ho visto che un po' in tutta Italia le temperature sono crollate. Passa da 30 gradi a 20 gradi in un... anche meno di 20 gradi in un battibaleno. Ma bella! Ciao amore. Sto aspettando Tina, così adesso tra poco l'accompagno alla stazione e poi arriva Pippo. Mi raccomando, sveglialo tu, Milu, nel frattempo, perché mi serve qualcuno che lo sveglia per bene. Posso contare su di te? Ok, ciao bella. Nel frattempo che mi sono vestita è andato anche il caffè. Qua c'è uno strudel che ho preparato ieri, domenica. E praticamente tempo che si è raffreddato 10 minuti è rimasto solo questo ed era uno strudel, vi posso garantire, molto molto grande. Niente, sto aspettando Tina, tempo che scende giù così mangia qualcosa anche lei e poi niente, corriamo alla stazione. Come avete visto, ho salutato Milu che si occuperà di Pippo nel frattempo. È arrivata Tina. Allora, sono già vestita, tutta pronta. Sì. E vestite, praticamente dormendo. Ok. E niente, metto il panino nella zaina. Devo prendere vita da pendolare che deve trovare una sua identità, vero? Sì, ah, e poi voglio mangiare questo. Ecco, sì, l'ho fatto vedere, ho detto che manco gli unni, i bandai, no. Ce l'ho preparata e... Tanto lavoro a prepararlo, è sparito in 5 secondi, per carità, meglio così perché vuol dire che è buono. Ok, sì, dai, ne assaggio un pezzettino anch'io e ne lasciamo un pezzettino a Pippo, io proprio una crosticina. Ah no, a parte che Pippo non lo mangia nemmeno. No. Cioè, quindi siamo stati dei vandali solo noi tre. Non piacciono nelle torte, le mele. Ecco, allora, questo rudellino, ecco, io la crosta, quella che adoro. Ok. Perfetto. Sì, io per ora mangio la crosta e dopo mi gusto tutta la fetta. Non ho molto fame. Oddio. Io c'ho una fame per me. No, io col caffè un pochino si smorza, poi vabbè, mangerò. La crosta sì, però ragazzi, con l'uvetta, mamma. Ho esattamente un minuto. Sì, proprio stringata, cioè svegliati alle 6. Mezz'ora prima non di più. Mezz'ora vola. Vabbè, anche perché ragazzi noi possiamo svegliarci alle 5, cioè voglio dire, è durissima già alle 6. Sveglie, ecco, il mio telefono con le sveglie, delle sveglie, della sveglia, perché ho paura di rimanere addormentata. Perfetto. Siamo in macchina, ufficialmente. Comunque ragazzi c'è ancora la luna. Cioè, con il riscaldamento acceso, perché sì, adesso spegni. Girare un pochino
Vabbè, a parte che c'è l'alba, fantastico, però ci sono pure le c'è la luna e le stelle. Si va dall'arancione all'azzurro. Bellissimo. Apprezziamo quello che vi può e beh, più giusto l'alba puoi apprezzare. Giusto perché per vabbè, queste sono le pecore su. Che cadono. Pecore, maiali, c'è di tutto. Ok, niente. E andiamo alla stazione, ti mollo lì e devo poi tornare da Pippo. Mamma mia, spero che... Allora... Sì, tanto le 7, no? Tra mezz'ora si sveglia. Sì. Mister. Sì, no, no, lui con calma. Anche se rispetto all'anno scorso lui inizia a scuola mezz'ora prima. Quindi, cioè, beh, ovvio. Ho tutto estremamente facile quest'anno. Ma guardate se tolgo la luce. Vabbè, no. Siamo di notte. Siamo di notte. Abbiamo le montagne piemontesi dietro. Attenzione alle volpi, perché sono le volpi. Vabbè, le volpi. Io le evito, di sicuro non vado a caccia alla volpe. L'altra mattina fatto così. Bro. Non vado alla caccia alla volpe, però, vabbè, cerco di... Vabbè, scalo all'improvviso, capito? Non posso andare a meno di 40 km, non arriviamo più e poi non posso mica... Infatti, come far morire la macchina. Allora, se in ritardo, dopo quando si sveglia alle 6 e boh. No, di fatto. No, dai, mancano 10 minuti. Piano piano. E boh, quindi niente, vi saluto adesso. E questo è il lunedì mattina. È la mia morning routine. Come dico io, è il traumedì, perché in realtà è un trauma il lunedì. Assolutamente. Ma a parte che anche il martedì, voglio dire, non è che cambia molto. Bello, però c'è una bella vista. Una bellissima, l'alba è stupenda. C'è un aereo che sta volando. Naturalmente. Beh, c'è vita, a parte c'è noi vita, c'è vita, infatti, okay. Quello che mi conforta. Sì, dai. C'è gente che si sveglia molto, molto prima di noi. E boh. Niente. Quindi noi ci vediamo dopo e invece vedrete Pippo. Certo, vedremo poi la parte maschile. Maschile. Eccoci qua. Voi con me che sbuffa hai preso, fantastico. Eh sì, per forza. No, è vita che... reale. No, il problema è che sei già stanca. Siamo alla stazione. Niente, adesso ti do un bacino al volo. Vado da... Porto. Dal maschietto. Parto tra 7 minuti. Benissimo, beh, tutto il tempo, dai, che siamo come al solito più che in orario. E poi c'è chi va al liceo, cioè, ma tu ti puoi svegliare per andare al liceo a Storo. Ho trovato più vicino. Sì, vabbè. Ah, e vabbè. Dai, guarda che era successo pure a me di svegliarmi prestissimo sì, per andare. Capito, no. Ma se la tua scuola è già distante. Non cambia tanto. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Siamo andata a un ritorno. Buona continuazione di viaggio. Ci vediamo. Non si sa stasera. Ma qua c'è il pullman. Aspetta, aspetta che qua vado. Devo muovermi. Ok, ciao. Allora, svegliamo Pippo. Eccoci qua. Eccolo qui. Pippo, Fili, dai su, sono le 7, devi alzarti amore, su, ho già portato Vale, buongiorno, ecco, e poi è anche ora che metti un pigiamino corto, che fa freddo la notte, ormai qua è arrivato l'inverno, l'autunno, no l'inverno, allora dai su, ti aspetto sotto, c'è già Milu che ti aspetta sul divano per coccolarti, e dai, trova le forze e vieni giù. Okay, con la copertina. Con la copertina. Sì, la copertina è già sotto. Quindi vieni giù e ti faccio fare colazione. Dai. Andiamo. Andiamo. Amore, chi è arrivato? Chi è arrivato? Ciao. Ciao, papà. Ti ho aspettato un po', lei si è messa qua al caldo col cuscino. Lei si è messa già qua dalle 6. Comoda e silenziosa, non si sente. Si mimetizzava al buio, tanto che scuro. Vero, amore? Brava, fossero tutti come Milù. Ecco, Pippo che si ricopre, si rimette giù, fa abbastanza freddino. Allora, essendo che ho già fatto lo zaino ieri, mi posso guardare un po' di cartoni. Ma certo, devi sempre prepararti la sera prima, perché sennò... Mi guardo i cartoni, poi okay. Metto la merenda. Cosa vuoi di merenda? Il croissant, vediamo se ce n'è ancora, penso di sì. E per scuola ti metto un plum cake? No, per quello il plum cake per... oppure entrambi i croissant. Il croissant. Sì, se ce n'è, guarda un attimo cosa sì, c'è, se no ti metto il plum cake. Tantissimi, ok, già visto, a posto. Niente, da bere un succo? Sì. O un tè caldo a limone, quello zuccherato. Meglio il tè caldo. Tè caldo, meglio. Mm-hmm. Ok, va bene, allora, prendiamo la merenda e ti accendo. No,
ma dai, piccola Flo. Oh, hanno cambiato cartone, ragazzi, tutti gli anni c'è Heidi. O Pollyanna, quei cartoni. Non mi interessa. Dai, no, questo è bello. Come non ti interessa? No. Dai, questo è bello. Ma cosa fai, Flo? Cioè, non direi sul serio, eh? Sì. Dai, questi qua sono i cartoni della mia età, della mia giovinezza. Ok, addio. Vabbè, ragazzi. Cerca di fare colazione, ti ho dato croissant, brioche e boh, io vado a fare qualcosina in cucina e nel frattempo tu mangia pure. Ok, dai, su, felpiamoci perché sì, fa freddino. Lui è ancora in pantaloncini, però fa veramente freddo, anche perché dopo farà caldo, per quello che però tanto me la toglio, non la metto nello però zaino. Almeno sai, sopra se lo copri, sotto bene o male resisti. Perfetto. Cioè, qua abbiamo lo zaino, ragazzi, già fatto da ieri sera. Ragazzi, per chi non lo sapesse. Aspetta che qua. Finché vi mettete una felpa avete sempre caldo, perché coprendo i polsi sì, riscalda tutto il corpo. Ecco, questa è una bellissima felpa che ti ha regalato Tina per sì, il compleanno. Oppure anche Fede. Per chi fa calcio, versavi l'acqua fredda. Dove? Sul ah beh, sui polsi, infatti sì sì, ma anche d'estate uno bagna i polsi. Ok, allora quindi merenda, borraccia e dai, partiamo perché lui quest'anno inizia a scuola prima, entro le 8:15 deve essere dentro rispetto alle 8:30, quindi noi solitamente per le 8 siamo lì. Adesso sono le 7:40, quindi scarpe, sistemati i capelli e poi usciamo. Ciao tesoro, boh, adesso salutiamo Milù. Io le do sempre un bacino. Ok, bacia Milù e andiamo. Perfetto, ciao. Ci avviamo per scuola, piano piano. Tu mi aspetti qua, amore? Sì. Ok, ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Allora, un pezzettino di strada e siamo a scuola. Sì. Quindi ti accompagno fino lì fuori, andiamo un attimo, vieni. Allora ragazzi, c'è un'arietta bella fresca, ma proprio fredda fredda. E niente, e Pippo sta per entrare, poi tornerò a casa, finisce la nostra morning routine. Naturalmente guardate il video fino alla fine perché ci sono, diciamo, due cose speciali che facciamo vedere, due ringraziamenti per degli auguri particolari mandati a Pippo. Allora, andiamo in giù di qui e la scuola è laggiù, quindi siamo arrivati. Ed eccomi qua ragazzi, allora ho lasciato Pippo a scuola, sono rientrata a casa, come vedete ho tutto il marasma qua in cameretta da sistemare, quindi mi metto subito all'opera, metto a posto casa, ma prima naturalmente di chiudere il video volevo salutare alcuni di voi per conto di Tina e Pippo e poi metterò a montare questo video che vedrete proprio oggi, sì, perché è proprio della giornata in cui lo vedrete, quindi direi subito passo i saluti e i ringraziamenti e poi chiudo il video. Allora, in questo video Tina e Pippo vorrebbero salutare Emanuele, Estore, Rita Galli, Eric Pro, Luca Vinci, Francesco che ci segue tantissimo, un bacio, commenta sempre i nostri video, Federico Borgogno che ci segue da tantissimo, un bacione Federico da parte di tutti noi, Angelica Indiveri, Angela Sisti, Rachele con l'account Lara Gamerzo, vabbè ho scritto male, scusami, poi come al solito comunque Rachele, un bacio, Giuseppa Corso, Pietro Iavelli Mariotta, Luca Leonardi che ci segue da tantissimo, grazie Luca per il tuo supporto, e poi Cristian Carrara che ci ha fatto una bellissima dedica su Instagram, grazie mille Cristian, ci ha chiesto di farti sapere cosa ne pensavamo e ci è piaciuta tantissimo, ti ringraziano anche Tina e Pippo anche se non sono qui. E poi volevo salutare due persone in un modo un po' particolare che hanno fatto una dedica a Pippo per il compleanno davvero bellissima. Allora, uno è Samuel Del Prete, un nostro amico che ormai sentiamo spesso e che ha mandato un video auguri particolare, un video saluto che adesso partirà, lui e sua mamma, eccolo qua. Ciao Pippo, buon compleanno davvero 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 di cuore da me e dalla mia mamma, e spero che per te sia una giornata serena e felice, però, e spero che tu la trascorra nella maniera più serena e più felice, e nulla, un bacione, un abbraccione alla tua splendida e meravigliosa e mitica famiglia. Ciao ciao, tanti auguri, un bacione, tanti auguri, ciao ciao ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie Samuel, grazie per questo video davvero, tanti baci, grazie Gabriella.
E poi ringraziare, volevamo ringraziare e salutare Debbie Ferrera, che è una nostra amica, nonché youtuber, anche lei ha un canale, vi lascio qua il suo canale, che ha fatto un video bellissimo a Pippo, e più che altro qua manderemo la reaction, il nostro video reaction a quel video. Eccolo qua. Sei pronto per questa sorpresa? Sì. Allora, vediamo un po' cosa ti ha fatto Deborah, alziamo il volume, via. Un compleanno tesoro! Buon compleanno a te, che sei un bambino veramente meraviglioso e hai un sorriso fantastico, non lo perdere mai, soprattutto sempre testa alta e non perdere mai quel sorriso perché è contagioso. Ti voglio bene, ciao Veri. Quanto ero piccolo! Sei qua, si ripete, mi ha detto. Bella. Ho fatto la comunione, mi sa. Sì. Che carino. Che bello. Grazie, grazie. Deborah, davvero, grazie. Mi hai fatto emozionare a me. Grazie ancora, Deborah. Come hai visto, mi hai fatto emozionare. Era emozionatissimo anche Pippo. Quindi grazie mille a tutti, ma a tutti veramente, perché sono arrivati tantissimi auguri e ci piacerebbe davvero condividerli tutti. Tantissimi messaggi di auguri, abbiamo sentito davvero la vostra vicinanza. Quindi vi mandiamo un bacio grandissimo. Vi aspettiamo a un prossimo video. Al prossimo, ciao ragazzi!